lanciare la palla per aria. Che così capite quello che vi dicevo prima, che se lasciamo spazio tra le nostre spalle e la sabbia, la palla non riusciamo a tirarla su. Se non ce lo diamo quello spazio è difficile tenerla su. Vedi Sara che non hai più forza di... La palla ti rimane bassissima vicino, l'hai toccata, sì, ma non abbiamo più. Senza andare con la schiena sulla sabbia. La schiena e il culo sulla sabbia non ci devono andare mai. Mai, mai. Essere 5 da un lato e 5 dall'altro. Allora, piccolo input, adesso il movimento lo state facendo tutti bene, vi state focalizzando tantissimo su quello. Ok, perfetto, va benissimo. Facciamolo anche lentamente, non è un problema. Perché il braccio disteso? Perché se io parto con il braccio piegato, o comunque quando arrivo in fondo a difendere, faccio questo tipo di movimento, mi porta a fare una rotazione per aria e vado con la schiena sulla sabbia. Oltre che a dare un colpo sulla palla che va a finire verso la rete o verso i miei compagni, che non è una cosa buona. Ok, perché se, uno, se io salto a muro, mi giro e mi trovo la palla che mi arriva addosso, non riesco ad alzarla. È meglio che la teniate più bassa, ma vicino a voi, addosso che tesa addosso al giocatore che sta scendendo la posizione. Ok? Quindi il braccio, io dico, è come se ci fosse il cane che ci sta tirando col guinzaglio. Ok? Il principio è quello, c'è il cane che mi tira in là. Quindi io vado e poi dopo tiro su. Ok? Ma il braccio è sempre disteso. Se io faccio questo movimento, succede questa roba qua. E se succede questa roba qua, magari ho fatto la difesa, improbabile. Però comunque non attacco, perché sono con la schiena sulla sabbia e mi devo tirare su, girare, andare a capire dove ho tenuto il pallone e dove me lo alzo il mio compagno. Se io sono in questa posizione qua, da qua alzarsi su in piedi e andare a attaccare un secondo. Ok? Ci siamo? Dai, forza! Sì. E adesso lo stiamo facendo in versione statica. Buono Nina, va bene, un movimento. Sì, va bene. Buono, 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 ci siamo, lo stiamo facendo bene, bravi, bravi, bravi. Il pericolo è quello che io tengo sempre, cioè, il gomito legato, il braccio disteso. Allora, se completamente disteso il braccio è molto complicato, un po' piegato sarà sempre. Stesso sasso mio, guarda qua. Solamente che l'ho visto fare a due o tre persone adesso, che se io metto il ginocchio per terra io ho finito di muovermi, ok? Cioè è chiaro questo, se io da questa posizione qua metto il ginocchio qui io non vado più da nessun'altra parte, quindi prima devo fare un passo e poi mettere il ginocchio, ok? Che diventerà un passo e un tuffo quando la palla sarà molto lontana, ok? Qua stiamo andando a difendere una palla lenta che sta andando verso la sabbia. E allora io vado giù contro il baricentro verso il basso e devo andare io vicino alla sabbia. Se la palla sarà molto lontana e io sono un pochettino in ritardo o ho aspettato tanto da partire, quella spinta lì sarà il tuffo. Però è importante che noi non mettiamo subito il ginocchio, scusate, subito il ginocchio per terra qua, perché sennò qua io non arrivo più a tenere il pallone là. Devo fare un passo, quindi sono in posizione, passo ginocchio e poi mi allungo e guadagno un metro per fare questa roba qua. Quando poi spingo per andare a prendere la palla lontana ancora di più. Dai, proviamo ancora un paio a destra e un paio a sinistra che poi vi faccio vedere come si evolve l'esercitazione. Sì, buona Sara, occhio a non ruotare con il bacino dietro. Cerchiamo di rimanere frontali. Ma che? Ma ti chiami da un sacro rosso? What else?
partenza uguale, stessa identica cosa, facciamo quello che abbiamo fatto prima nell'attivazione. Quindi muovi i piedi, faccio un saltello e poi spingo. Ok? Faccio attivazione con i piedi, faccio un saltello e poi spingo. Faccio lo stesso identico movimento. Lei, quando mi vede arrivare, sta giù bassa, deve prendere la palla che lancio io al volo e tornare al centro del campo e fare la stessa cosa che ho fatto io. Ok? Quindi ci alterniamo, ne facciamo uno e uno. È lei che deve prendere il pallone al volo che io lancio per aria. Ok? Posizione di partenza, piedi, saltello, ok. Tu lo devi prendere e vai in posizione, a posto mio. Subito? Subito, ma di forza normale, poi ti metti giù basso e ti la stessa cosa. Facciamo 5 volte a testa destra, 5 volte a testa sinistra. Siamo giù bassi quando facciamo l'attivazione, siamo giù bassi. Subito, Maria, non è che stai lì a guardare e fai i complimenti, prendi il pallone e poi devi andare a fare qualche salto. C'è sempre un prima, un durante e un dopo. Durante un dopo. Importante qua è quella di non sapere sul piano. La sabbia non deve, la schiena non deve mai toccare la sabbia, mai. Tecnico che si è fatto con la schiena che va giù. Osservativa, ok? Giusto per avere la sensazione che giustamente per istinto di sopravvivenza vostro devo arrivare alla fine dell'allenamento, quindi ok, calma. Però fatemi vedere un paio di volte in cui andiamo veloci sulla sabbia, andiamo veloci a vedere che cosa succede quando la velocità mi richiede di più, ok? Dai, forza. Un paio di volte. Su, senza fare con la spalla sulla sabbia. Lo stiamo facendo bene, bravi. Mi piace da assai. Ok, abbiamo finito tutti? Sì, perfetto. Avete bisogno di un goccino d'acqua? Dai, un goccino d'acqua, allora, no. Un goccino d'acqua ma veloce, facciamo una pausa un po' più.